sorpreso. Sì, un po'. Non siamo stati sempre così. Dopo la frantumazione della Luna, la Terra non poteva più sostentare la nostra specie. Alcuni riuscirono a rimanere in superficie, noi altri trovammo scampo sottoterra. Poi, secoli dopo, quando cercammo di ritornare alla luce del sole, non ne fummo in grado. Da qui la scelta di dividerci e formare varie caste. Alcuni sono i nostri occhi e le nostre orecchie, altri sono i nostri muscoli e i nostri tendini. Ti riferisci ai cacciatori? Sì, allevati per essere predatori, ma selezionati anche per essere controllati, vedi? La mia casta si è concentrata sul potenziamento delle capacità cerebrali. Controllate il loro pensiero. E non soltanto il loro. Gli Eloi. Quindi non vi bastava cacciarli come fossero animali? Il loro ruolo è quello. Servire da cibo? Sì. Destiniamo anche gli esemplari migliori al ripopolamento per le nostre altre colonie. Qui basto io, ma sono solo uno dei tanti. Non capisco come tu faccia a parlare con tanto cinismo. Non considerate il costo in vite umane in quello che fate. Tutti paghiamo un prezzo. Alexander. Sei al sicuro, non temere. Li ho sotto controllo. Se non li tenessimo a freno, esaurirebbero le riserve alimentari. Nell'arco di pochi mesi. Riserve alimentari? Sono esseri umani! Chi sei tu per azzardare un giudizio su 800.000 anni? Di evoluzione. Questo è lo sconvolgimento di ogni legge di natura.